Siamo tornati, eccoci! Bentornati, siamo noi, buon pomeriggio a tutti. Il fiume della corruzione emerso con la stagione di Mani Pulite è ben lontano dal prosciugarsi. Certo, il sistema si è aggiustato, si è modificato, accanto alle tangenti ai politici di turno arrivano reti più complesse e metodi più raffinati. Un cancro, quello della corruzione, che continua a fiaccare il corpo sociale dell'intero paese. Ma la corruzione non avvelena solo l'Italia. La corruzione agevola il terrorismo internazionale e di fatto aggrava grandi emergenze, dal clima ai rifugiati. Un allarme raccolto da tutta la comunità internazionale che proprio oggi in tutto il pianeta celebra la giornata mondiale contro la corruzione. E allora di questo, Massimiliano, noi oggi vogliamo occuparci qui in studio con gli ospiti che vi presento. Alla ben arrivata Costanze Reuscher, corrispondente in Italia del Die Welt, benvenuta. Priscilla Robledo di Riparte il Futuro, il collega Olivero Bea, scrittore, profondo conoscitore dei mali del nostro paese. Ben arrivato anche te, Olivero. Grazie. Olivero, un proverbio dice mal comune mezzo gaudio, ma mi sembra che non sia applicabile in questo caso. Non solo non è applicabile, ma è opportuno segnalare che non ci sono più i proverbi, siccome una volta i proverbi erano la saggezza popolare. Il fatto che non ci siano più proverbi, ve lo lascio dire da soli, significa che non c'è più la saggezza popolare. Ma la corruzione, secondo te, guardando anche quello che succede all'estero, possiamo definirla come sfumatura dell'essere umano, dell'animo umano? Sai, persino il tempo ci corrompe. La corruzione e il tempo lo consideriamo un reato penale, amministrativo, civile. Voglio dire che intorno al termine corruzione c'è tanto da dire, si parte dalla corruzione dell'individuo nel rapporto che ha con se stesso e poi si continua fino all'aspetto legale, giudiziario, di cui mi pare stiamo parlando. E quanti guai produce la corruzione? Li stigmatizza il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dice: l'opacità e il malfunzionamento degli apparati pubblici e quindi di giustizia colpisce ancora di più i poveri e le persone deboli, crea discriminazioni, esclusioni, scarti, distrugge insomma le opportunità di lavoro. E da queste parole... queste parole mi fanno riflettere, Olivero, perché mi fanno pensare che noi forse sottovalutiamo quanto questi guai inquinino la nostra vita quotidiana. Più che sottovalutare queste parole, noi ci siamo dentro pienamente in queste parole, noi inteso naturalmente in senso lato, e non mi fanno impressione più di tanto, cioè nonostante diciamo così l'apparente conflitto di interessi, visto che ne parlo qua, credo molto di più quando una cosa del genere la dice Papa Francesco che non un Presidente della Repubblica. Questo ti suscita un po' di diffidenza. Senti... Ma no, diffidenza, se no non saremmo arrivati a questo punto. Ci sarà stato il concorso di tutti per rovinare un paese? Olivero, siamo diventati un paese amorale più che immorale quando si parla di corruzione. Sì, io ci ho appena fatto un libro sopra su queste cose, quindi figuriamoci. La moralità è molto peggio dell'immoralità, perché l'immoralità prevede un codice morale che viene violato e quindi, bene o male, più o meno consapevolmente, un vago o vaghissimo senso di colpa comunque nella persona che viola questo codice. La moralità distrugge qualunque distinzione fra bene e male, fra morale e immorale, diventa un colore diffuso, una tinta grigia, per cui non è... Il problema è reato, come se la vita di tutti noi consistesse soltanto nella legge e nei tribunali. Non è così. Vediamo chi viene da un'altra nazione, vive in Italia da tanto tempo, no? Però c'è stato l'iniziale impatto sociale e politico rispetto appunto al nostro paese. Che impatto è stato quando poi il malaffare, diciamo, è così presente, così diffuso? Ma l'impatto mio personale è stato che sono arrivata quando è arrivato Tangentopoli, quindi in una fase... Nell'anno giusto, diciamo. Sì, no? All'inizio degli anni 90, sì, che era un impatto molto forte. In genere posso dire che l'Italia è visto come un paese con un gran livello di corruzione, però per essere sincera, noi tedeschi per esempio abbiamo l'impressione che ci siano dei paesi molto più corrotti. Gli italiani sono in questo molto autocritici, giustamente, perché c'è un gran livello di corruzione, ma noi tedeschi abbiamo l'impressione che ci siano paesi molto più corrotti. Per esempio molti paesi africani o sudamericani paragone
Non è edificante. No, non è per fare un paragone, per carità, no, nel senso anche la Grecia. Però non associate il concetto di corruzione all'Italia immediatamente, questo ci sta dicendo Costanza. Ma no, non solo, non immediatamente, no? Non è la prima cosa, se uno chiede a un tedesco quali sono i paesi più corrotti, dice ma la Grecia, qual è magari. Non è il primo, diciamo. Qual è la prima cosa? Qual è allora invece la prima cosa a cui viene associata l'Italia per un tedesco? Alla criminalità organizzata, se parliamo di cose negative, attenzione, no? Cioè ci sono anche molte cose positive. Per carità, non voglio dare un quadro sbagliato. Per semplificare, siccome la trasmissione dura alcune ore, però abbiamo fretta. Allora, fra bene e male, fra positivo e negativo, qual è la cosa a cui, la prima cosa che viene in mente da associare all'Italia da parte di un tedesco in termini, diciamo così, in ambito mentale? Uno pensa all'Italia, l'associa a che cosa? Qual è la prima? La bellezza. Accidenti. Dalla bellezza si può ripartire, ce lo dice Libera, ce lo dice. Non siamo così inguaiati. Non siamo così inguaiati. Senti, Costanze, della corruzione italiana, adesso portiamo lo sguardo sulla corruzione italiana, anche se c'è chi sta peggio di noi, ci stai un po' sollevando in questo senso. Che cosa ti ha colpito di più in questi 27 anni e passa di lavoro? La diffusione sul territorio, in qualsiasi ambiente, cioè non solo per appalti pubblici, ma per qualsiasi cosa, no? Per avere un posto di lavoro, per qualsiasi cosa, appunto la diffusione è molto ampia. Mi ha colpito però anche un'altra cosa, svolgo di nuovo in positivo, è la lotta alla corruzione. Hai visto dei passi avanti? Sì, assolutamente, pensiamo solo all'ANAC, no? all'Autorità Nazionale Anticorruzione, un soggetto che in altri paesi non esiste. C'è il dato negativo, serve anche un ANAC veramente, però c'è la reazione, c'è stata la reazione. Quello che è deludente è che dal punto di vista morale non è successo molto, perché ci sono sempre nuovi casi di corruzione. Senti Costanza, ma in Germania hanno curiosità. Però la stessa presenza di un ANAC la dice lunga. Di un'autorità contro la corruzione. In principio molti casi di corruzione, pensiamo a questo caso attuale di ieri, su questa ditta nella ricostruzione delle zone terremotate, salta subito fuori. In altri paesi magari salta neanche fuori, prendiamo la Germania stessa, anche noi abbiamo ormai un altissimo livello di corruzione. Certo che il primo appalto, diciamo, in zona terremotata ci ha colpito tutti quella notizia. Senti, Costanza, ma in Germania com'è la situazione? Perché siamo curiosi, cioè la corruzione c'è. Esiste, e come? È anche molto diffusa. Abbiamo avuto una legge nuova nel 2015 contro la corruzione per tutelare anche le aziende, perché succede talmente tanto. Ci sono tanti casi di corruzione nelle aziende, per piccoli appalti o anche tra le aziende, che c'è stata una, diciamo, rinforzo della legge esistente, in chiave che ci sono delle multe o delle pene molto severe contro dipendenti di un'azienda per tutelare anche il proprietario, perché il proprietario, se un'azienda è coinvolta in un caso di corruzione, può fallire. E per fortuna che ci sono uomini e donne di buona volontà. Senta, no? Possiamo chiamarla globalizzazione della corruzione? Ma assolutamente, ma io penso dove sono tanti soldi, i soldi governano oggi. C'è anche tanta corruzione. Però dove le cose funzionano meglio, come in Germania, fa meno rumore forse? In Germania fa meno rumore perché la vita, lo Stato funziona meglio, quindi il cittadino è molto meno attento. Differenza, io non conosco bene la realtà tedesca, però da quello che leggo la differenza è che quando uno viene colto con le mani nella marmellata scompare dal palcoscenico questo pubblico. Assolutamente. Da noi è un po' più un difficile. Un politico che sbaglia scompare. Un imprenditore rischia di fallire. È un po' più difficile questo, come dire, guardando agli ultimi vent'anni. Ma per fortuna, dicevo prima, ci sono uomini e donne di buona volontà. Ed è bello quando questi uomini e queste donne poi hanno il volto giovane, come il volto della nostra Priscilla. Parliamo di Riparte il Futuro. Ci ricordi quando è nato e con quale obiettivo? Sì, Riparte il Futuro è nata nel 2013, proprio con l'obiettivo di
combattere la corruzione in Italia, in realtà intervenendo su certi aspetti delle leggi e modificandole e fornendo a tutti gli italiani la possibilità di conoscere la corruzione e gli strumenti per combatterla. Senti Priscilla, vi siete costituiti in associazione proprio di recente? Sì. Aprile, se non sbaglio. Sì, siamo nati innanzitutto come campagna digitale di Libera del Gruppo Abele e così siamo andati avanti per 3 anni e nel 2016 ci siamo costituiti come associazione a parte, quindi Libera continua a occuparsi di lotta alla mafia e Riparte il Futuro di lotta alla corruzione, che sono due priorità. Il fronte ampio perché c'è molto da fare, nel senso informazione, sensibilizzazione, ma anche un monitoraggio attento, poi vedremo nei dettagli bene quello che fate. Sì, c'è molto da fare su più fronti, sul fronte di conoscere cos'è la corruzione e cosa ci perdiamo. In questo senso le parole del Presidente Mattarella quando dice la corruzione causa perdita di posti di lavoro, per noi questo è assolutamente inquina vero. Inquina l'economia sostanzialmente. Inquina l'economia fondamentalmente sì. E in secondo luogo c'è molto da fare anche a livello di leggi che possono ancora essere migliorate, che è una delle attività che noi facciamo come attività di advocacy. C'è molto da fare nel senso della trasparenza dell'agire delle amministrazioni pubbliche e da parte dei cittadini della consapevolezza dei propri diritti e della capacità, del fatto che possiamo davvero combattere la corruzione tutti insieme, come Riparte il Futuro fa, con oltre 1 milione di firmatari. Andiamo dai nostri telespettatori, Simone. Sì, oggi vi chiediamo di dirci quanto pensate che la corruzione abbia condizionato la vita e lo sviluppo del nostro paese. Allora fateci sapere se vi è mai capitato di essere coinvolti o se avete mai toccato con mano una situazione di corruzione. Insomma, come sempre vi chiediamo di raccontarci la vostra esperienza, potete lasciare un messaggio in segreteria all'800 22 88 96 oppure potete mandare una mail a siamonoi@tv2000.it. Potete lasciare un commento sulla nostra pagina Facebook o un tweet a @siamonoiTV2000. Grazie Simone, vi aspettiamo. Allora Oliviero, tu prima hai fatto un accenno, no? Sei in libreria con un nuovo libro per Chiare Lettere, Mio nipote nella giungla, tutto ciò che lo attende nel caso fosse onesto. Allora nel libro tu racconti, parli a tuo nipote del mondo che troverà, che trova, che cosa gli racconti, nel senso che spazio ha la corruzione in questo racconto? Mi preoccupa un po' quella parentesi che hai messo, spero ironica, è decisiva nel quella, caso fosse onesto. La parentesi è naturalmente decisiva, il problema è che al di là di iniziative importanti come per esempio l'associazione anticorruzione, insomma, sì, l'agenzia anticorruzione e l'associazione di cui parlava Priscilla, questo è un paese purtroppo profondamente corrotto, quindi c'è molto da fare. Prima io accennavo, e sembrava così una licenza poetica, alla corruzione del tempo, delle cose. In realtà nelle parole ci siamo noi, se le parole hanno ancora un senso. Ne hanno sempre meno purtroppo, pesano. Però se hanno un senso. Allora, per corruzione che cosa si intende? Solo il reato di cui parliamo, di cui si occupa Cantone? O intendiamo già una prima corruzione del rapporto con noi stessi? Come si corrompe davvero, come il tempo corrompe le cose, le persone e via dicendo? Cioè, che cosa succede? Il termine corruzione va inteso nel suo significato più profondo. Che cosa succede alla persona quando viene corrotta? Perché poi c'è bisogno di un corruttore e di un corrotto, naturalmente, e quindi perlomeno sono in due, comunque, voglio dire. Quando va bene. Come minimo siamo in due. Ecco, che cosa si muove nella testa e nei sentimenti, nella psicologia delle due persone intese come due unità? Io di questo parlo molto nel libro perché penso che questo paese e in generale tutto il pianeta sia di questi tempi corrotto dal fondamentalismo del denaro, lo accennavamo prima. Ora l'idea che il denaro sia tutto, perché praticamente una volta era il potere, da che mondo è mondo, il potere era la cosa più importante e di solito si usava il denaro per arrivare al potere, adesso mi pare che il rapporto si sia invertito e cioè che il potere poi alla fin fine serva al denaro. Nel libro io parlo della corruzione della parola che non esiste più, e se non esiste più la parola è corrotto il pensiero, il modo di pensare, cioè nel momento in cui noi parliamo tutti una lingua spezzettata non abbiamo più il tempo per sentire gli altri, per ragionare, per dare il meglio di noi, nel momento in cui manca la libertà del pensiero, capite che è già un inizio di corruzione nella vita della persona, per poi arrivare naturalmente al discorso complessivo che però credo facciamo forse non facciamo abbastanza, ma viene fatto abitualmente. Quanti anni ha tuo nipote? Mio nipote c'ha
21 mesi e 8 giorni. Quindi hai visto lontano. Ma se tu nipote un giorno decidesse di essere onesto, potrebbe sopravvivere in un mondo del genere? Se è un capitolo, come dire, molto delicato e per, dal mio punto di vista di nonno, se non di autore, struggente. Cosa gli consigliate voi? Adesso noi parliamo di mio nipote, ma parliamo dei figli in generale, delle nuove generazioni. Che cosa gli consiglia un genitore a un figlio, in questo caso un nonno, a un nipote? Che gli dice? Quanto è preoccupato per il suo futuro in Italia, ma non soltanto in Italia? La giungla italiana per certi versi è peggiore, di qui la mia domanda prima Costanza sulla prima cosa che viene in mente, perché io credo che la crisi italiana parta da una mancanza di identità, cioè mentre un tedesco sa cos'è essere un tedesco, un italiano non sa più che cos'è essere un italiano e sa da che cosa dipende, secondo me, questa mancanza di identità, dal fatto che questo è un paese senza memoria, che quindi non sa che cos'è nel presente e non riesce a prefigurarsi un futuro. Io sono convintissimo che qualcuno in Germania si pone il problema: che cosa succederà alla Germania fra 10 anni? Qui si, al massimo si pongono il problema: domani lo facciamo il governo o non lo facciamo? Quindi è una cosa patetica. Oliviero ha messo un po' il dito nella piaga. Tu sei giovane, quindi insomma, e tra l'altro voi in questa lotta alla corruzione avete imbarcato tantissimi ragazzi. Che cosa questi ragazzi trovano più odioso, più insopportabile della corruzione? Che significa per loro corruzione? Insomma, Oliviero ci diceva, non è semplicemente da riferirsi al reato penale, no? È ben altro, una parola. Ma, certo, per noi corruzione di fatto è ingiustizia, cioè la brutta circostanza per cui chi può permettersi col potere, col denaro, determinati privilegi, se ne approfitta a discapito di tutti gli altri. E io sarei un po' più positiva e ottimista di Oliviero Bea, semplicemente perché, per esempio, a Riparte il Futuro noi siamo tutti sotto i 40 anni e ci rivolgiamo ovviamente ai nostri coetanei, a un pubblico giovane che vota evidentemente. E tutte le ricerche recenti sui millennials, ce n'è una in corso nel 2016, ma sono sondaggi europei, italiani, mondiali, sui millennials, cioè coloro nati dopo l'80, dal 1980 in avanti, dipingono una generazione di persone che sono più attente ai diritti civili, hanno viaggiato, quindi hanno dei paragoni internazionali che li rendono più esigenti rispetto a quelli che sono i propri diritti, che conosciamo bene. Quindi in realtà l'idea che ho io e dei giovani con cui parlo io sono di giovani che sanno perfettamente che cosa è bene e come ci si deve arrivare in un certo modo. Priscilla, io non ne farei una questione di ottimismo o di pessimismo, a parte che ormai qualunque ricerca neurofisiologica ci dice che pessimismo e ottimismo dipende dalla nostra chimica personale. Se lei mangia volentieri un piatto di pasta asciutta, ci fanno le trasmissioni sopra, poi è ottimista. Quindi voglio dire, però ottimismo, l'idea che ci siano persone come Priscilla è confortante. Ci arrivo, per carità, che scherziamo, è importantissimo. No, cioè, semplicemente mi volevo districare dalla definizione di pessimista. Non è questione di essere pessimista, cerco di essere realista, di non avere paura della realtà. Penso che la libertà di pensiero, il coraggio di pensare, di parlare, di agire siano determinanti. Penso che questo uno dovrebbe trasmettere anche intergenerazionalmente. Io a mio figlio, lei a suo figlio se ne ha o quando lo avrà, insomma, queste sono, a mio figlio, in questo caso ormai al mio nipote, come avrà capito. Ecco, questo è il nostro mandato esistenziale migliore. Quindi non nessun derby fra pessimismo e ottimismo. Sono convintissimo che le cose possano cambiare. Io in un capitolo del mio libro di questo tratto esattamente dell'assunzione di responsabilità. Che poi i millennials siano più preparati su certe cose, forse sì, su altre cose no. Di sicuro io addirittura potrei rovesciare in positivo la crisi economica. Pensi che pazzo che sono, che pazzo ottimista che sono. Penso che un nipote, non potendo più come i figli di oggi avvalersi della famiglia precedente, dei genitori bancomat, sia costretto a ricominciare da capo, e questo magari gli crei delle condizioni proprio biologicamente, naturalmente migliori. E qui abbiamo lo stesso. Quindi addirittura è una cosa. Lo sguardo al futuro che ci consegneranno questi giovani. Io però vorrei aggiungere un contributo a questa nostra riflessione.
che è un po' nell'aria, perché di corruzione in questi anni ha parlato molto spesso anche Papa Francesco. E queste sono le parole più recenti che ha pronunciato durante l'omelia della messa a Santa Marta, era il 24 novembre scorso. La corruzione, ha detto, è una forma di bestemmia, il linguaggio di questa Babilonia, di questa mondanità, bestemmia, non c'è Dio. C'è il Dio denaro, c'è il Dio benessere, il Dio sfruttamento. Ecco, alla fine, Oliviero, torniamo a bomba, torniamo a questo. Perché la io prima dicevo, perché dicevo che Papa Francesco è in conflitto di interesse? Perché dicevo che Papa Francesco è più credibile del Presidente Mattarella? Non è che io stia qui a dare le pagelle, per carità. Perché Papa Francesco, nonostante tutto, ci porterebbe lontano, non è affatto l'espressione di una politica o di generazioni politiche come è il caso di Mattarella. Buono o cattivo che sia, non è naturalmente un giudizio sulla persona Mattarella, è un giudizio sul sistema che lo esprime. È per questo che mi fa più effetto in positivo questo, mentre l'altro, quello che dice Mattarella, probabilmente è già pronto per il prossimo presidente della Repubblica. Andiamo un attimo da Simone. Sì, ci arriva una testimonianza di una signora che ci dice, ci racconta un po' la sua storia. Lei ci dice: purtroppo la corruzione fa leva sull'animo delle persone. In passato mi sono attivata per garantire un futuro ai miei figli e i loro futuri datori di lavoro mi hanno vista disperata e, facendo leva su questo, mi hanno chiesto 45.000 euro. Erano i miei figli, non potevo dire di no, non ci sono riuscita. E infine su Twitter vi segnalo che Giuseppe lancia una bella provocazione. Ci dice: la corruzione al sud Italia e in particolar modo in Campania ha rovinato il futuro di noi giovani, non ci sono i controlli, questo è il problema. Belle riflessioni, quella testimonianza è drammatica secondo me, no? Però trovo interessante appunto che questo l'ho osservato anche in questi anni, che i giovani hanno più attenzione, questo conferma un po' questo messaggio, che loro hanno molta più attenzione, forse anche perché hanno viaggiato, hanno visto altri paesi, e questo distingue una Germania da un'Italia, che un tedesco ha molto chiaro il suo diritto, può incontrare dei casi di corruzione, ma li riconosce subito, no? Perché lui pretende il diritto di cittadino, mentre in Italia, questo purtroppo l'ho visto negli anni, che l'italiano spesso pensa che senza corruzione non si può fare niente. Qual è il problema, Costanza? E questa è la profonda corruzione delle persone, che però nei giovani migliora molto. Ecco, io stessa ho figli di 20 anni. Tutto ciò che lo attende nel caso fosse onesto. Hanno una altissima attenzione a queste cose. Forse però, a differenza della Germania, in Italia abbiamo un tasso di disoccupazione altissimo, soprattutto al sud, e alla fine si incappano nella testimonianza della signora che ci ha offerto poco fa. Ecco, questo è drammatico. Io penso che la corruzione non sia soltanto in Campania, per carità, c'è anche in Campania. Ma magari fosse solo in Campania, uno saprebbe, ci regoliamo, combattiamo la cosa, non è certo. È un vizio italico, diciamo. Ma guarda, adesso spostando appena, ma non tanto, l'attenzione da una parola all'altra, io credo che il problema dell'Italia, oltre a quella mancanza di identità di cui parlavo prima, in termini proprio antropologici, ormai, e quindi politici e tutto il resto, culturali e via dicendo, sia la mancanza di educazione. È un problema generale, però noi siamo più maleducati, o meglio, una volta eravamo maleducati, adesso non si pone proprio il problema dell'educazione. Non è da dire che c'è la buona, è come per la morale, non c'è la moralità e l'immoralità, c'è la amoralità. Così non esiste più, è stato il concetto di educazione che mette insieme le generazioni, è stato polverizzato, cioè l'educazione è una parola che non dice più niente a nessuno. Una volta si pensava che l'educazione fosse non di la parolaccia. Costanza, non so se rendo l'idea. La sfida, diciamo, è una sfida culturale, etica, spirituale, giuridica, insomma, vi ho visto quanto. Il problema, tu dicevi come è percepita e vista anche l'Italia da voi in Germania, però di sicuro l'accoppiata Italia, corruzione che non scende, scoraggia gli investitori stranieri. E forse, insomma, anche questo tema in Germania un po' è sentito, non si investe. Sì, questo scoraggia, ma non soltanto, scoraggiano molto i tempi della burocrazia, della giustizia, attenzione, che sono diventati quasi un problema. La presenza della criminalità organizzata. La presenza della, ma non solo, ma anche semplicemente la lentezza delle istituzioni, che non, diciamo, per avere una licenza ci vuole troppo tempo, poi magari ci vuole anche la tangente, poi c'è anche la richiesta. Si olia il meccanismo. Se uno va nel sud Italia c'è anche la mafia che fa le sue richieste, è chiaro, questo
spaventa, ma è un insieme, non è soltanto la corruzione. Priscilla che voleva aggiungere qualcosa. Sì, volevo aggiungere solo che il punto che avete toccato è fondamentale proprio per il riparto del futuro, cioè noi siamo nati sul presupposto che la corruzione in Italia scoraggia gli investimenti stranieri e così facendo non porta occupazione nel nostro paese. Purtroppo non c'è un dato perché è un dato negativo, però noi siamo, in Europa siamo il paese che riceviamo meno investimenti stranieri d'Europa e quindi creiamo meno occupazione di tutti gli altri paesi europei. Quindi la disoccupazione del Sud Italia ha molto a che vedere con lo stato di corruzione del nostro paese. C'è o non c'è redenzione? Che mi chiedi se finisce bene per i film, il film c'è il finale. Allora, il problema è dipende da noi se c'è o non c'è redenzione. Non è che c'è qualcuno che gira un interruttore per cui di colpo c'è la redenzione. Io addirittura arrivo a pensare molto praticamente, a proposito del mio ottimismo dilagante, arrivo a pensare che forse oltre al discorso sulla morale che è cruciale, forse riprendendo Mattarella, riprendendo quello che diceva Priscilla e la loro attività, forse riuscire a far capire che non conviene la corruzione diventa decisivo. È paradossale che si passi dal giusto ingiusto al conveniente sconveniente, che è un altro dei paradossi. Paghiamo. Però insomma forse va battuta anche questa strada. Sentiamo Simone. Eh sì, perché caro Massimiliano e Gabriella, purtroppo i tentativi di corruzione sono davvero tanti, anche piuttosto variegati. Vi faccio vedere un articolo di ieri su Repubblica.it dove a Cerignola il sindaco Franco Metta ha ricevuto in comune una busta natalizia contenente, pensate un po', ben 20.000 euro in contanti che erano stati nascosti dentro a una scatola di biscotti. Lui ha subito denunciato la cosa alla polizia e il dono, se così lo vogliamo chiamare, gli era stato regalato da un imprenditore che voleva presentare un progetto per una discarica. Il sindaco comunque non si è fatto intimidire, ha denunciato la cosa e anche segnalato nome e cognome del soggetto, dicendo che in 40 anni di duro lavoro non gli era mai capitata una cosa di questo tipo. Comunque voglio precisare che è tutto ancora da definire, visto che le indagini sono ancora in corso. Senti Oliviero, se fosse un fatto drammatico verrebbe quasi da ridere, ma il fatto certo è drammatico, che in no? parte viene, certo che, ma allora, più che un fatto drammatico, questo è ovvio, direi che fa impressione che uno arrivi, non so nemmeno la qualità del tipo dei biscotti, non voglio entrare no, nel sui biscotti però, sappiamo comunque poco. No, tante volte sapete, il diavolo si annida nel dettaglio, sì, quindi dice perché i biscotti erano i wafer, ma chi lo sa. No, voglio dire che arrivare al punto di mettere i soldi in mezzo ai biscotti, insomma sembra Totò, cioè sembra 50 anni fa, sembra 60 anni fa, cioè che Italia è quella in cui uno manca attraverso una scatola di biscotti? Però volevo chiederti, Oliviero, ma dalla lezione di Mani Pulite non abbiamo imparato nulla. Dunque, Mani Pulite è stata una grande lezione inizialmente, poi per 10.000 motivi che sarebbe lungo spiegare, che potrebbe essere interessante merita spiegare in un parte. Libro, che cosa è successo? È successo che il fatto che non abbia prodotto i risultati sperati e subito, non abbia prodotto questa rigenerazione del tessuto del paese in basso e in alto, ha significato che a quel punto hanno detto va bene, alla guerra come alla guerra, invece che rubare per partito, come si dice, rubo per me, esatto. E qui c'è stato un incancrenimento. Senti Priscilla, no? Naturalmente ce l'hai detto, voi riparte al futuro, guardate in tante direzioni, ma di sicuro la politica con attenzione. Nelle ultime tornate elettorali del 2013 voi avete parlato con chiarezza agli amministratori uscenti, ai futuri possibili amministratori, in che modo? Sì, noi appunto appena siamo nati nel 2013 sono partite le elezioni politiche e quindi Riparte il Futuro ha rivolto un appello a tutti i candidati alle elezioni politiche raccogliendo 1.000 adesioni, 300 di questi siedono adesso in Parlamento e in cui abbiamo chiesto un impegno alla trasparenza e all'anticorruzione, quindi che i politici ci dicessero il proprio curriculum vitae per sapere cosa hanno fatto fino a quel momento, cosa sapessero, conflitti di interesse, status giudiziario, eventuali carichi pendenti. Abbiamo chiesto che ce li dicessero molto chiari e lo hanno fatto, 300 sono in Parlamento ed hanno dato vita a un impegno forte anticorruzione che ha portato all'approvazione della 416 ter. Perché diciamo che insomma, partendo da azioni come queste in un 416 quadro ter, che è una norma importante, certo, vero Priscilla? Cosa regola? Regola lo scambio elettorale politico-mafioso. Prima del 2013 questo riguardava solo denaro in cambio di voti. Con la nostra campagna dal 2014 è denaro o alta utilità
in cambio di voti. Quindi viene punito il mafioso e il politico, che fanno un patto per cui il mafioso porta voti al politico, il politico gli promette non solo soldi ma anche appalti, assunzioni. E, ma se non è il mafioso, perché non tutti sono come dire, definibili mafiosi in senso stretto con le virgolette di Cosa Nostra, c'è una mafiosità generale in questo paese che mette paura, che è figlia di quella moralità di cui si diceva. Ecco, se è un imprenditore considerato, magari noto, considerato normale e che senza che venga scoperto dai soldi al politico di turno, in quel caso non è mafioso. No, però se poi si verifica una, cioè se nei fatti si dimostra che quell'appalto è stato truccato o una funzione. Priscilla, le faccio un esempio. Io purtroppo sono noto, come dire, da sempre, quindi mi regolo di conseguenza. Non è che uno cambia perché fa il nonno, rimane così. Cioè magari si addolcisce col bambino, però insomma comunque allora. Siamo quelli dell'82. Una cosa anche prima. Una cosa determinante per qualunque governo è la nomina, ne parlavamo prima di entrare in trasmissione, è la nomina dei vertici, delle cosiddette partecipate statali, perché comincia un giro di denaro, adesso non ci addentriamo. Battaglia che per loro è stata ed è fondamentale, che risultato è ottenuto. Fondamentale, ecco, sì, allora, la stiamo combattendo adesso. Allora, il politico di turno come l'incaricato di turno della società partecipata, dell'azienda partecipata, non è necessariamente mafioso, è un politico qualunque oppure addirittura di rilievo, e il presidente è un manager teoricamente rispettato. Non deve spiegarlo a me, lo sappiamo benissimo. No, ma non lo spiego a lei, perché io sto parlando a chi ci ascolta. Certo, chiaramente. Lei, Priscilla, voi avete parecchio da dire su questo. Noi siamo consapevoli che nelle oltre 7.000 partecipate italiane siedono nei consigli di amministrazione di queste società, siedono non manager che tecnicamente sono competenti per mandare avanti un'azienda, ma politici uomini di partito. Tant'è vero che abbiamo rivolto una richiesta a tutte le forze politiche e al momento stiamo lavorando sulle amministrazioni comunali per far passare questo concetto alle amministrazioni comunali. Vogliamo l'istituzione di audizioni pubbliche per la nomina di questi super manager, certo, per renderli responsabili nei confronti dei cittadini. Che, state avendo già delle risposte? Stiamo avendo delle risposte dal lato amministrazioni locali, sì, per cui ci aspettiamo che a breve vengano istituite audizioni pubbliche a Savona, a Brindisi, a Bologna, a Novara, in diversi comuni. Quello italiani. Che io trovo paradossale, Costanza, è come dire che ci si protegga così, nel senso che la politica dovrebbe essere da esempio e il concetto di onestà dovrebbe essere insito a chi gestisce la cosa pubblica, o no? Assolutamente dovrebbe sì. Essere una caratteristica di per sé. Assolutamente sì, però sembra che si scretola questo principio nella nostra società e non solo italiana. Noi abbiamo avuto un processo, uno scandalo negli anni 90, un grosso scandalo di aziende di corruzione, e questo era legato al termine, la fine dei prussiani. I prussiani erano simbolo, metafora per noi tedeschi di quelli corretti che credevano nello Stato, che amministravano bene in maniera pulita, e questo, quella fine dei prussiani appunto è legato all'allargarsi anche da noi di questi scandali, che manca appunto quello che dicevo prima, la morale, cioè deteriora, non migliora la morale nella politica, nell'economia, e pur di forse aumentato dalla crisi ancora in questi anni, è aumentato il fenomeno e la mancanza di morale proprio per questo motivo. Senti Olivero, sì. Io voglio tornare a quello che hai scritto, ho voluto scrivere a tuo nipote, no? Perché sì. Diciamo, guardiamo all'Italia, è una situazione difficile. Io guardo in generale anche al resto, però certamente soprattutto all'Italia, se siamo italiani. Che non vanno a scuola, che hanno smesso anche di cercare l'ascensore sociale che si è bloccato. Come si fa a dire ai ragazzi, a questi ragazzi, ma anche ai genitori, ai nonni, che rispettare le regole, non essere corrotti né corrompere, non è da perdenti? Dunque, una buona domanda, molto buona, e che richiederebbe una risposta complessiva lunga, come sempre, un minuto ci va di lusso. Allora, intanto l'esempio. Uno può parlare tutta la vita, ma se si comporta in un altro modo, mi dispiace. Quindi non alle scorciatoie. No, ma no, l'esempio, fondamentale l'esempio. Noi, testimoniamo. E poi c'è il discorso appunto del ricreare una morale. Vedete,
per sempre semplificando e sintetizzando, la giungla di cui parlo non è solo la giungla esteriore, è diventata anche la nostra giungla interiore. Ci vuole un macete sia di fuori che di dentro, questo è il problema. E a proposito di giovani, di millennials, io posso fare una domanda: siamo sicuri che un mezzo straordinario, un'invenzione straordinaria come internet, i social e via dicendo, portino in direzione della moralità? Siamo sicuri? Sicurissimi? Tutti a mettere la mano sul fuoco che sia così? Io qualche dubbietto ce l'avrei. Ma internet è uno strumento, chiaramente, certamente, deve essere usato dal modo più lo so bene, ma se diventa una lama senza impugnatura ci si ferisce comunque. Sicuramente, però internet è in grado di portare certi messaggi al maggior numero di persone. Quello sono, stavolta sono io a dirle, lo so, le assicuro che faccio questo di mestiere. Bene, allora io concluderei qui, diciamo così. Grazie a tutti i nostri ospiti. Noi adesso andiamo in pubblicità, cambiamo argomento, andiamo nei paesi colpiti dal sisma del 24 agosto e cercheremo di capire come sostenere quelle popolazioni adesso che si avvicina il Natale. Qui tra poco siamo noi. Vi aspettiamo.